merita un Nobel. Non vi nascondo di essere emozionato ad essere in questa sala oggi a presentare, introdurre questa conferenza, perché ho avuto tante occasioni di essere altre volte in questa sala a parlare dell'Africa, della cooperazione, e oggi presentiamo un'Africa, direi con un volto diverso, un'Africa in piedi, un'Africa che cammina, un'Africa che sa da sempre proporre elementi positivi, non solo un volto, quello che purtroppo spesso la comunicazione, i media ci presentano, di un'Africa sofferente, piegata, maltrattata, ma di un'Africa invece che grazie alle sue donne ci porta delle esperienze anche per una cooperazione diversa, ci chiede una cooperazione diversa. Io sono stato profondamente colpito fin dalla prima volta che ho avuto l'occasione di discutere ad Addis Abeba di questa iniziativa con la rete forse principale delle donne africane, la conferenza delle pari opportunità, la GIMAC, che raggruppa 55 reti di associazioni di donne di tutti i paesi africani, quando dopo un lungo dibattito e riflessione mi dissero: vedi Guido, a noi il premio Nobel sì, piace, può essere una bella opportunità, ma quello che ci interessa veramente è costruire nuove relazioni con voi, costruire nuovi ponti, avere l'opportunità, la possibilità di discutere con voi in società civile, ma anche con le istituzioni, con le altre parti organizzate della società civile, le imprese, le università, di un rapporto diverso, ripartendo da quel cammino quotidiano che in Africa le donne dall'alba al tramonto testimoniano. Io sono stato colpito altresì della vedere tante volte in lunghi decenni che ho camminato per l'Africa questo cammino, questi piedi in movimento, che come abbiamo scritto nell'appello testimoniano concretamente il miracolo della sopravvivenza quotidiana. E come ha ribadito anche nel documento finale del Consiglio del Sinodo dei Vescovi Africani, sono la vera colonna, la vera spina dorsale di questo continente. E le donne in Africa camminano sempre insieme. Voi non le trovate mai da sole, non le vedete mai camminare da sole. Perché la collettività, lo stare insieme, è il primo elemento per loro fondamentale per poter costruire relazioni, per discutere dei problemi e per trovare risposte anche ai loro problemi quotidiani. Ed è per questo che il premio, nonostante le grandi difficoltà, voi sapete che il premio Nobel si dà ad una persona, ad un'associazione, a qualcuno di ben identificato, noi abbiamo invece voluto insistere a proporre un premio ad una collettività, non a qualcuno di identificato, di individuato, ma di sottolineare questo stare insieme delle donne, di camminare insieme, proponendo la collettività delle donne africane. Avremo modo poi di scendere nei particolari e dare ulteriori informazioni anche sugli elementi della candidatura che è stata ufficialmente depositata secondo il regolamento il 1° febbraio. Questa campagna, questa iniziativa è nata come tante volte da un'idea, un incontro di persone della società civile, quasi come un'utopia forse, perché 2 anni fa, quando abbiamo iniziato a parlarne, nessuno credeva, anche tra di noi, di poter costruire una campagna di questo tipo. Ma quando abbiamo iniziato a parlarne abbiamo subito trovato molto interesse e molta disponibilità e attenzione. Già nel 2009, per la prima volta, ne abbiamo parlato in una conferenza stampa al Parlamento italiano e in un momento di incontro di tutte le nostre forze politiche, organizzato in modo particolare dal
dall'onorevole Calipari, che è qui con noi oggi assieme al senatore Pianetta, che hanno coinvolto in quell'incontro i rappresentanti di tutti i nostri partiti italiani. Ed è stato significativo che l'intero paese, i rappresentanti del nostro paese, fossero appunto presenti all'inizio di questo cammino. Abbiamo poi trovato interesse sempre crescente e continua macchia d'olio a diffondersi in tutto il mondo. Dovevamo avere, perché purtroppo gli impegni non hanno impedito la loro presenza oggi, i videomessaggi di una donna africana, una donna eccezionale, eletta democraticamente, veramente democraticamente in Liberia come capo di Stato, Madame Nasir Leaf. Purtroppo questi videomessaggi, per i problemi tecnici, nonostante la tecnologia avanzata di questi tempi, non sono arrivati per oggi. Ugualmente Madame Bachelet, nominata da pochi mesi a capo dell'Agenzia delle Nazioni Unite per le donne, impegnata per altri incontri, ci aveva promesso il suo videomessaggio, ma purtroppo non ci sono arrivati. Siamo qui però alla Farnesina, dove il ministro Frattini, in un incontro il primi di gennaio, ma già prima, ci aveva segnalato e dimostrato poi il suo grande interesse e partecipazione a questa campagna. Grazie anche agli input e ai contatti di tanti ambasciatori italiani presenti nei vari paesi che hanno avuto modo già di vedere la campagna presente sul terreno dove le donne quotidianamente portano avanti le loro attività.